Napoli ha un patrimonio straordinario e ha un patrimonio sportivo straordinario. Insieme al patrimonio, diciamo, di bellezze naturali, ha anche un patrimonio sportivo straordinario che è di eccellenza, e di eccellenza non solo nazionale ma internazionale. Avremo oltre 900 atleti in vasca e quindi tra di loro avremo davvero tanti ragazzi che hanno già vinto campionati a livello internazionale, medaglie olimpiche, medaglie mondiali, medaglie agli europei, quindi un momento di confronto per loro subito dopo gli italiani. In previsione dei prossimi mondiali ci saranno quest'estate in Giappone a Fukuoka. L'ultimo weekend di aprile dello sport napoletano si arricchisce con due importanti manifestazioni, a cominciare dalla sesta edizione del Grand Prix Città di Napoli di nuoto, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio, ospitata nella piscina Scandone di Fuorigrotta. Quindi questo sarà un ottimo momento per verificare lo stato della piscina e anche per verificare come reagiranno i napoletani per questo evento che si dimostrerà sicuramente all'altezza. Per quelli che sono gli impianti per i quali siamo riusciti a mantenere nel modo adeguato, cerchiamo evidentemente di fare in modo che diventino sicuramente il fulcro di tante manifestazioni sportive. In particolare la Scandone andiamo magari a farla diventare un giorno un polo di eccellenza, un centro federale del nuoto a livello nazionale, perché sappiamo bene che le potenzialità della Scandone al sud sono davvero uniche, e quindi cerchiamo e lavoriamo in quell'obiettivo. Il Grand Prix sicuramente è un passo in quella direzione, e anche naturalmente nella auspicabile vittoria per la candidatura a capitale europea dello sport. Ecco. E da venerdì a domenica, davanti a Lungomare, sulla rotonda Diaz, oltre 100 piloti saranno impegnati nella prima tappa del campionato italiano Moto d'Acqua, Gran Premio Città di Napoli, che torna in città dopo 25 anni. Napoli è praticamente un palcoscenico naturale sul mare, quindi secondo noi non c'era posto migliore per poter fare una gara di moto d'acqua. Peraltro è la prima gara di campionato italiano di moto d'acqua. Sono molto spettacolari, ma più semplici da gestire nel centro di una grossissima città. È evidente che le nostre intenzioni, le intenzioni della Federazione Italiana Motonautica, se la città di Napoli gradisce lo spettacolo, se il Comune di Napoli gradisce il nostro tipo di organizzazione, è quella di iterare questo tipo di manifestazione portandolo a livello internazionale. Non c'è panorama migliore del lungomare Caracciolo, e quindi ben venga anche questa manifestazione. L'anno scorso abbiamo fatto anche la motonautica. Sicuramente l'intenzione del comune, il tentativo è quello di sviluppare l'aspetto sportivo di Napoli in tutte quante le sue forme, le sue possibilità, e quindi dare spazio a tutte quelle che sono le possibili manifestazioni, le richieste delle federazioni.